Carissimi amici e amiche, bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi Vizi e Virtù, che è giunto alla terza puntata. Stiamo parlando della virtù teologale della fede, la prima delle virtù teologali che la volta scorsa abbiamo ampiamente introdotto, partendo dalla sua definizione biblica. Della lettera agli ebrei, la fede è il fondamento delle cose che si sperano e la prova di quelle che non si vedono. Quindi abbiamo cominciato ad introdurre quest'aspetto principale della fede e soprattutto quella forma di conoscenza soprannaturale a cui essa ci dà accesso attraverso la fede. Abbiamo approfondito la volta scorsa, noi abbiamo accesso ad una serie di informazioni non evidenti, anzi tutt'altro che evidenti, che però in forza della fede diventano più radicate e più certe delle conoscenze che noi sappiamo dalle cosiddette scienze esatte, cioè da quelle che hanno il crisma dell'incontrovertibilità. Abbiamo anche accennato, se ricordate, al famoso caso Galilei, cercando di comprendere qual era la posta in gioco e qual è stata la posta in gioco. Quindi è più certo che 2 più 2 fa 4 o che la Madonna è Immacolata. Ecco, questo è in forza della fede divina e cattolica, è più certo che la Madonna sia Immacolata che non che 2 più 2 fa 4. Quindi queste sono tutte quante cose che abbiamo visto la volta scorsa. Oggi speriamo di completare il discorso sulla fede facendo uno step successivo, ossia una distinzione della fede che risale nella sua primitiva formulazione a Sant'Agostino, di cui alcune cose evidentemente già le abbiamo viste appunto trattando la puntata precedente, altre no, le vedremo oggi. Tra l'altro con una piccola simpatica, ecco, di incidenza, perché chi ama andare a messa tutti i giorni oggi ricorderà che l'ultima parte del Vangelo terminava con Gesù che dicendo: se aveste fede quanto un granello di senape, una fede piccola piccola, potreste dire a questo gelso: sradicati e vatti a piantare nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Quindi non è questa fede quella in forza della quale io credo che la Madonna è Immacolata, no? Quindi si tratta di un tipo di fede leggermente differente. Allora, diceva Sant'Agostino, e poi questo è stato poi ulteriormente approfondito da San Tommaso, che la fede è un'unica virtù che si distingue però in tre aspetti. Sant'Agostino utilizzava il termine Deus latino per specificare questa sottigliezza, però molto importante, no? Se un conto è credere, attenzione, poi spiego, credere Deum, cioè Deum significa il termine Deus all'accusativo, cioè credere Dio. Un conto è credere Deo, Deo in questo caso sarebbe il dativo, cioè credere a Dio. Un conto è credere in Deum, cioè credere in Dio. Credere Deum, la prima, la cosiddetta fides quae, è appunto quello che abbiamo approfondito la volta scorsa, cioè io credo che Dio esiste, credo che Dio è trino, oltre che uno, e credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio fatto uomo, abbiamo visto la volta scorsa i primi misteri della fede. Credo la Chiesa, cioè che la Chiesa è una realtà di natura soprannaturale, che non è una semplice istituzione umana, che nonostante quello che si vede,
apparentemente, quindi nel corso delle vicende storiche, la Chiesa è una, è santa, è cattolica, apostolica, quindi sono i contenuti delle verità di fede. E tutto ciò, se no, cosa significa credere Deo? Che cos'è la fides qui? Ecco, uno prende il credo di Nicea, Costantinopoli, quello che diciamo messa la domenica, tutte quante le verità di fede che noi professiamo sono la fides qui, cioè il patrimonio, il nostro patrimonio di fede, tutte le verità di fede che vanno a configurare la fede divina e cattolica. Attenzione, come già accennavo certamente nella puntata precedente, noi la fede dobbiamo assolutamente formarla e non c'è fede senza la fides qui, cioè oggi questo punto è un punto assai dolente. I contenuti della fede sono sempre gli stessi, non possono cambiare sotto nessun punto di vista. Quali sono i contenuti della fede? Sono le verità appunto che riguardano la fede divina e cattolica, ma non solo, anche ciò che riguarda il bene e il male. Se una cosa fino a ieri è stata peccato, ma proprio peccato in senso formale, possiamo stare tranquilli che tra 1000 anni quella cosa, peccato, rimane. Non può cambiare questa cosa qui. Si diceva con un adagio mo molto facilmente memorizzabile, teologico: Semel verum, semper verum. Cioè, se una cosa è vera sempre. Ecco, quindi attenzione che il cosiddetto, tra virgolette, progresso dei dogmi è uno degli articoli del modernismo. San Pio X la definiva la somma di tutte le eresie e non è assolutamente accettabile. Cioè, nel corso del tempo e della storia c'è una crescita, diciamo così, nel dogma, ma una crescita è in questo senso. Numero uno, alcune verità vengono progressivamente esplicitate. Per esempio, si fa sempre questo esempio, che la Madonna sia Immacolata è stato esplicitato, quindi è confermato come verità rivelata a Dio nel 1854. Non è che prima la Chiesa non ci credeva, ma non trattandosi di verità esplicitamente, direttamente rivelata dalla Sacra Scrittura, ci è voluto l'avallo di una certa tradizione e un intervento pontificio per dire, quindi affermare con certezza, quindi dire è verità di fede divina e cattolica che la Madonna è stata concepita senza peccato originale. Ok? Ora, non è che questa cosa può cambiare, non è che tra 200 anni può sorgere un papa che dice no, non era vero. Su questo, dico queste cose perché, attenzione che su questo bisogna essere molto 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 per comprendere tante cose, anche per comprendere alcune verità, come dire, alcune dinamiche fondamentali della fede della Chiesa. Cioè, nella Chiesa c'è un patrimonio dottrinale autentico dinanzi a cui i pastori, tutti i pastori, dal Papa fino all'ultimo sacerdote non parroco che esiste sul pianeta Terra, dinanzi al deposito della fede, il compito dei pastori è semplicemente di custodirlo, difenderlo, proteggerlo e trasmetterlo. E basta. Cioè non c'è un potere, non c'è. Perché tutti quanti noi, ripeto, Papa compreso, lo dico ad abbondanza perché è ovvio che sia così, siamo sottomessi al depositum fidei. Non siamo padroni, siamo servitori, siamo ministri. D'accordo? Ora, invece, ci sono tutta quanta una serie di altre cose che fanno parte, diciamo così, del patrimonio in senso ampio della Chiesa, che non sono verità di fede, non sono dogmi di fede e quindi possono cambiare. Sono le cosiddette
realtà attinenti alla disciplina della Chiesa. Queste nel corso del tempo possono cambiare. È chiaro che possono cambiare in meglio o in peggio, non è detto che ciò che viene dopo sia sempre meglio di ciò che c'era prima e viceversa, d'accordo? Però possono cambiare. Facciamo un esempio, come dire, noto, ecco. La distribuzione della Santa Comunione. La distribuzione della Santa Comunione è una modalità che nel corso della storia è cambiata, non è stata sempre la stessa. Allora, la fede della Chiesa nell'Eucaristia non può cambiare, è stata sempre la stessa, anzi, come dire, si è progressivamente nel corso della storia sempre più definita e precisata, ecco, arrivando al culmine delle definizioni del Concilio di Trento, sia sulla presenza reale che sulla Santa Messa, che sono definizioni dogmatiche irreformabili, quindi quelle non si possono toccare, cioè nessuno potrà mai venire a dire un giorno: ah no, la presenza di Gesù Cristo nell'Eucaristia non è la presenza reale, è una presenza simbolica. Questo non si potrà mai dire, perché questo attiene alla verità di fede della presenza di Cristo nell'Eucaristia. Non si potrà mai dire: no, la messa non è un sacrificio. Assolutamente, perché il Concilio di Trento ha definito che la messa è un vero sacrificio, d'accordo? Non si potrà mai dire, per esempio, che se io mi faccio la comunione sotto una sola specie, non ricevo Gesù Cristo tutto intero. Questo non si potrà mai dire. D'accordo? Però la modalità di distribuzione della Santa Comunione e anche, per esempio, il rito con cui si celebra la Santa Messa, possono cambiare. Non è detto che rimangano sempre gli stessi. Possono cambiare in meglio oppure in peggio, adesso, che per esempio per quanto riguarda la Santa Comunione è noto a tutti quanti che nei primi secoli la comunione si distribuiva in mano. Non tutti sanno, per esempio, però, che la modalità non era proprio esattamente come oggi, nel senso che c'era il corporale che veniva steso sulle mani, il fedele che direttamente prendeva l'ostia appoggiata su questo corporale senza comunque toccarla, quindi con un grande rispetto dei frammenti, eccetera, eccetera. Ma comunque, a un certo punto in poi, questa usanza, che era anche collegata alla possibilità di portare con sé l'Eucaristia perché c'erano i tempi del martirio, quindi delle persecuzioni, eccetera, da un certo punto in poi i papi cominciarono a bandire questo uso, ritenuto, diciamo così, pericoloso per l'Eucaristia, per possibili profanazioni, per dei frammenti, eccetera. Si cominciò a prendere progressivamente la comunione in bocca e poi nel corso del tempo anche in ginocchio. Sta cosa poi è di nuovo cambiata e poi adesso sappiamo bene anche a causa delle attuali situazioni, come stiamo messi. Allora, questa cosa di per sé può cambiare, perché questa non tocca direttamente il mistero, certamente può influire sull'interiorizzazione della verità di fede della presenza reale di Gesù Cristo nell'Eucaristia, certamente. Questo, cioè, a mio avviso, l'ho sempre pensato, è incontestabile, cioè la maniera migliore per esprimere la fede, per esprimere, attenzione, la fede della Chiesa nell'Eucaristia, ma questo non lo dico io, insomma, cioè, pensiamo ai tempi di Papa Benedetto XVI o a fior di personalità ecclesiastiche, insomma, no? Tipo tra quelli, insomma, ancora viventi operanti, il Cardinal Sarà è uno tra i tanti. Il modo migliore, a mio avviso, da un punto di vista oggettivo, con cui si esprime questa fede è ricevere l'Eucaristia in ginocchio e in bocca. Perché? Perché in ginocchio è un segno di adorazione, quindi significa che
ricevendo veramente Dio, perché nell'Eucaristia c'è la presenza reale di Dio. Quindi tu stai ricevendo Dio, non stai ricevendo una caramella, d'accordo? Quindi il gesto oggettivamente più consono è quello. Poi c'è un'altra, dice, in bocca perché? Perché il cibo materiale, queste sono espressioni che dicevano già i Santi Padri, questo è Sant'Agostino che stiamo citando a proposito di Fides Qua e credere in Deum, no? E dice, io il cibo materiale lo prendo con le mani mie, lo mastico perché? Perché quel cibo lo prendo e diventa me attraverso la manducazione, la digestione. Ma il cibo spirituale, che è il cibo dell'anima, non lo prendo perché lui diventi me, attenzione alla sottigliezza, ma perché io diventi lui, cioè io prendo l'Eucaristia non perché Gesù Cristo diventi me, ma perché io diventi un po' più simile a Gesù Cristo, quindi è un cibo spirituale. Se è un cibo spirituale, mentre quello materiale me lo prendo da solo e me lo mastico, quello spirituale mi viene porto, non lo prendo da solo e non lo mastico. Ecco. Allora, detto questa cosa, perché si tratta però di cose. E allora come mai che adesso poi è stata reintrodotta la comunione in mano? È stata reintrodotta perché di per sé, la modalità di accostarsi alla Santa Comunione non è oggetto della verità di fede divina e cattolica, ma attiene alla disciplina della Chiesa. Quindi può cambiare. Poi è chiaro che la discussione su quello che è meglio e peggio è aperta, d'accordo? E uno anche dinanzi ad una certa disciplina attuale, ecclesiale, che comunque deve essere rispettata, ha la facoltà e la possibilità di dire, proprio perché si tratta di una disciplina, quindi di una cosa che io non posso criticare una certa disciplina momentanea, proprio perché criticando quella disciplina non vado contro la Chiesa, no, d'accordo? Fermo restando che fino a quando quella disciplina c'è, bisogna osservarla, d'accordo? Perché le autorità che hanno la possibilità e la potestà di porla in essere vanno rispettate. Quindi, però, c'è una possibilità di espressione rispettosa, garbata, ecco, quindi ecclesiale, se vogliamo, ma è possibile. Allora, questo perché comprendiamo anche la distinzione che c'è tra una verità di fede o di morale e una realtà, una norma, appunto si dice una disciplina, che non ha questa natura e quindi, in quanto tale, è opinabile, è criticabile, potrebbe essere sbagliata. Non è che se c'è una legge, non soltanto sbagliata, potrebbe non essere la cosa migliore fatta davanti a Dio. E questo non deve destare stupore. Non è che se viene fatta una scelta di questo genere, ah, allora io non ci credo più nella Chiesa, allora la Chiesa non è più una cosa soprannaturale. No, sono cose che possono starci tranquillamente. Cioè, non dobbiamo avere, come dire, un'idea che qualunque cosa viene detta da un'autorità piccola o grande della Chiesa è una verità calata dal cielo, come dire, ex machina, d'accordo? Quindi che non si può assolutamente discutere né toccare, perché se lo faccio sto fuori della Chiesa, vado contro la Chiesa o cose di questo genere. Cioè, questo è troppo, questo qui. Comprendiamo, cioè noi abbiamo il dovere, in quanto credenti, evidentemente, di stare fermi e radicati nella fede divina e cattolica, tutti quanti. Ma come si diceva, altro adagio che viene da molto lontano, fin dai tempi della patristica, lo dico prima in latino, poi in italiano, il necessaris unitas in dubis libertas in omnibus caritas, cioè nelle cose necessarie, appunto quelle che sono di fede, ci deve essere per forza un'unità. Non abbiamo una libertà
diciamo così, di pensarla diversamente. Vedremo che uno dei vizi opposti alla fede è l'eresia. Se tu la pensi diversamente su un articolo di fede, è chiaro che in quanto tale, in quanto individuo pensante e ragionevole, tu puoi pensare quello che ti pare. Però, se stai dentro la fede divina e cattolica, cioè se tu pensi per esempio che l'inferno non esiste, cioè la libertà di pensiero, per carità, nostro Signore la dà a tutti quanti, però se tu pensi che l'inferno non esiste, da un punto di vista di rapporto con la fede, è come uno che pensa che 2 più 2 fa 5. Dice, posso pensare che 2 più 2 fa 5? Ditemelo voi, insomma, no? Vuoi pensare che 2 più 2 fa 5? Se contento tu, pensa che 2 più 2 fa 5, ma 2 più 2 fa 4, non fa 5. D'accordo? Quindi tu puoi anche dire, ma l'inferno secondo me non esiste. Argomento tipico del mese di novembre. Oppure l'inferno è vuoto. Oppure l'inferno è lecito sperare che sia vuoto, cioè forse sì, esiste, magari sarà pure eterno, però siccome Dio è tanto buono non ci va nessuno. Speriamo. Nessuna di queste cose è affermazione compatibile con la fede divina e cattolica, nessuna. D'accordo? Quindi in necessaris unitas, in dubis libertas, quindi nelle cose dubbie, quindi nelle cose che non sono di fede, si ha la libertà, cioè io posso dissentire, cioè non è che se, come dire, un'autorità ecclesiale, può essere il vescovo, può essere, che ne so, una conferenza episcopale, che ne so, ha per esempio un certo orientamento pastorale, una priorità. E personalmente uno non lo ritiene una priorità, è chiaro che nella Chiesa non ci si può mettere a fare, come dire, le commedie, come dire, le rivoluzioni, i personalismi, cose di questo genere. Però non è che mi devo sentire, come dire, una bestia rara, oppure un eretico, oppure una persona che non è in comunione con la Chiesa, se su un aspetto di questo genere non mi sento di consentire, ma mi sento di dissentire. La mia coscienza, insomma, non ci si ritrova. Cioè, dobbiamo capirle queste cose, quindi. Perché altrimenti dopo, cioè, si va dal troppo al troppo poco, d'accordo? Cioè, nei confronti della realtà chiesa e anche quindi del rapporto con coloro che in un certo momento storico svolgono il ruolo di capi e di pastori, quindi nei confronti di questo dobbiamo avere un rapporto corretto ed equilibrato, cioè né sminuente, cioè non contano niente, sono una banda di stupidi, di imbecilli che non capiscono niente, io posso fare come se non ci fossero, ma nemmeno troppo, cioè le autorità, i pastori, eccetera, eccetera, come dire, rappresentano e agiscono nei limiti delle loro competenze in nome e per conto di colui in forza del quale hanno l'autorità, ma non è che sono l'autorità. D'accordo? Sapete, sono le battute, no? Una volta chiesero a Pio IX, non mi ricordo esattamente, cioè c'era un contesto, una battuta in un contesto differente da quello attuale, no? Volevano fare non so quale riforma, non ricordo bene il fatto contingente. Beh, era una cosa che toccava la liturgia. Dobbiamo sapere, insomma, che ci sono stati secoli in cui la liturgia ha avuto veramente un manto quasi sacrale, quindi sembrava una cosa assolutamente intoccabile, no? E la battuta che fece Pio IX, adesso a prescindere dalla circostanza contingente, dice, bisogna cambiare questa cosa della liturgia. Rispose, fermi tutti. Come faccio a cambiare una cosa? Io sono soltanto il Papa. Cioè, è una risposta graziosa. Cioè, io sono soltanto il Papa. Cioè, pure se sono il Papa,
Io su questa cosa non ho potere perché questa cosa, essendo una cosa, come dire, tutta quanta divina, io non mi ci posso mettere a toccarci le mani, d'accordo? Cioè, un papa, ripeto, non ha il potere, un papa, ad alzarsi la mattina e dire, che ne so, Gesù Cristo non è più presente nell'Eucaristia. Sto facendo esempi, come dire, macroscopici di cose che non accadranno mai, però per far comprendere, come dire, cioè, quello che noi viviamo, d'accordo? Cioè, la santità della Chiesa e la custodia della fede divina e cattolica, come dire, è un aspetto della santità della Chiesa, è una realtà indisponibile che ci trascende, d'accordo? Quindi, dinanzi a cui le persone che concretamente in un certo momento storico riversano ruoli di autorità e quindi hanno la possibilità di per sé di incidere su questo non hanno nessun potere, nessuno, eh? Nessuno. Per cui, sempre facendo un esempio per assurdo, se un giorno vedessi venire un papa a dirti che Gesù Cristo non è più presente nell'Eucaristia, cosa che non succederà mai, d'accordo? Perché il nostro Signore non permette una cosa del genere. Ma supponiamo, facciamo un esempio assurdo, d'accordo? È chiaro che nessuno dovrebbe dargli minimamente retta, d'accordo? D'accordo, ci sono stati nel corso della storia, insomma, momenti, adesso non è il caso di, come dire, divagare troppo, insomma, no? Di circostanze in cui, specialmente in qualche concilio, in qualche roba del genere, ci sono stati svalvolamenti vari, d'accordo? Quindi, però, chiuse tutte quante queste parentesi. Allora, questa è la fides qui, così chiudiamo questo punto, no? Credere Deum, diceva Sant'Agostino. Oh, poi c'è la fides qua, o credere Deo. Cioè, qui si fa riferimento al rapporto del tutto peculiare che si instaura con, come dire, il fondamento primo. Perché io credo che Gesù Cristo è presente nell'Eucaristia con un grado di certezza maggiore che 2 più 2 fa 4. Perché? Perché chi è il garante di una verità di fede? Chi è il garante ultimo di una verità di fede? È Dio. Che non sbaglia, non può sbagliare. La fede ci mette sotto questo punto di vista in contatto immediato con Dio. Ecco perché nessuna autorità umana, mai e per nessun motivo, può, come dire, andare contro una verità di fede, meno che mai obbligare qualcuno a, ipoteticamente per assurdo, andare contro una verità di fede, perché sarebbe schierarsi contro Dio. E cosa faccio nell'alternativa tra Dio e l'autorità? A chi obbedisco? Lo dice San Pietro nella Sacra Scrittura, Magis obere, nella lettera degli Apostoli, Magis parendum Deo quam opinibus, bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Quindi sto al rapporto con Dio, che non sbaglia, non può sbagliare, non inganna e non può ingannare. E quindi tutto ciò che ha a che fare con la fede, lo dicevamo la volta scorsa, non è oggetto di dubbio. Una verità di fede è indubitabile. Il dubbio ostinato in materia di fede è un peccato grave contro la virtù teologale della fede. Attenzione, è grave da un punto di vista oggettivo, molta gente non si rende conto, però di per sé è un fatto gravissimo, perché dubitare di una verità di fede sarebbe come dubitare che Dio non è infallibile. Dio è Dio, attenzione, a differenza degli uomini, anche qui c'è la battuta che si fa anche nei corsi, no? Il Papa è infallibile, certo, quando parla ex cattedra, cioè l'infallibilità del Papa, che è un'altra verità di fede, fides quae, quindi credere Deum, definita dal Concilio Vaticano I, il Papa è infallibile quando parla ex cattedra, cioè a certe condizioni, quindi anche canoniche, e il Papa è infallibile quando parla ex cattedra, ma qual è per esempio la competenza dell'infallibilità del Papa? La fede e la morale. Se per esempio un papa dicesse, come dice, questa teoria economica è assolutamente
quella giusta e quella approvata da Dio, punto e basta. Potrebbe dire una cosa di questo genere utilizzando l'infallibilità? No. Perché? Perché uscirebbe fuori dall'ambito della propria competenza, cioè l'infallibilità pontificia è annessa all'ufficio del Romano Pontefice in quanto successore di Pietro, in forza del carisma certo di verità che il Signore gli ha dato attraverso le parole: tu una volta ravveduto conferma i miei fratelli, d'accordo, e tutto quello che succederà sulla terra sarà sciolto nel cielo, eccetera, eccetera. Però ha un ambito di esercizio, quindi ci sono delle condizioni, tu devi volere esercitare, devi affermare che stai, che vuoi definire, che vuoi confermare e devi, come dire, esplicarlo in ciò che attiene alla fede, quindi deve essere una verità di fede o di morale, non una verità economica, non una verità politica, non una verità, come dire, sociologica. Spero di essermi spiegato sotto questo punto di vista, no? Quindi l'oggetto ultimo della fede, anche quando si ha a che fare con una verità di fede, è sempre Dio, perché quella certa verità di fede ha in Dio il suo fondamento ultimo. Quindi è per questo che noi la riteniamo con certezza assoluta. È per questo che quando recitiamo il credo noi stiamo in piedi, come si dice, a testa alta. Quindi testa alta significa che io sto, come dire, affermando una cosa di cui di per sé ne vado fiero, la affermo a testa alta. Per affermare una verità di fede si muore, cioè i nostri padri sono morti, per affermare per la fede o per difendere la fede o per non rinnegare la fede, non apostatare, come vedremo tra poco, quando parleremo dei principali vizi opposti. L'ultimo aspetto è quello del Vangelo di oggi, il credere in Deum. Quando Gesù dice: se aveste fede quanto un granello di selame, potreste dire a questo gesto: sradicati, oppure al monte, no? Spostati di qua e gettati a mare, ed esso ci ubbidirebbe. Si fa riferimento a un qualche cosa di leggermente differente, cioè la fede come atto fiduciale assoluto, assoluto di abbandono in Dio. È la fede, per esempio, che Gesù chiedeva quando doveva fare un miracolo. Ricordate negli episodi evangelici, no? Credi tu questo? Dice, che cosa vuoi che io ti faccia? Ti sia fatto secondo la fede. Allora, quando Gesù era vivo, chiedeva la fede per fare un miracolo. Ricordiamo anche il Vangelo, cioè San Nazareth non poté fare molti miracoli perché non ci credevano. Allora, perché Gesù possa fare un miracolo, ci sono alcune cose che sono, come dire, coinvolte. Cioè, tu devi riconoscere, uno, che lui è il figlio di Dio, e due, che in quanto figlio di Dio e quindi uguale a Dio, un miracolo lo può fare. Cioè, un miracolo significa andare contro, senza che niente ti si possa opporre, ad una legge di natura. Quindi sei, come dire, disposto a questo abbandono totale? Per esempio, la fede fiduciale è quella che ci fa credere, senza per esempio dubitare minimamente, che negli eventi della vita, negli eventi della vita, in tutti gli eventi della vita e della storia, è Dio che sta sempre tenendo le redini della situazione, il controllo. Cioè, come dicevano le nostre foglie, le nostre nonne, che non si muove foglia che Dio non voglia, che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Allora, questa fede, come dire, profonda, globale, quella fede che veramente sposta le montagne perché ti rende, come dire, assolutamente granitico e inamovibile e ti consente di spostare le montagne grosse, come dire, delle tribolazioni, delle difficoltà, dei momenti
bui, dei momenti di crisi, è quella che concede, come dire, carta bianca a Dio. Un altro esempio di questa fede è quella di Abramo, no? Abramo che cosa ha fatto? Quello di Dio gli ha detto: guarda, devi prendere tuo figlio, il tuo unico figlio, portalo sul monte e offrilo in sacrificio. Stiamo veramente al limite, d'accordo? Perché quel figlio era il figlio della promessa, quindi, cioè, Dio stesso che sembra evidentemente, no? È una prova, sembra rinnegare quello che lui stesso ha promesso, quindi, mi ha dato un figlio, ma me l'ha dato come figlio della promessa, ne avevo fatto un altro fatto con le forze mie. Adesso, da quel figlio, Dio stesso mi ha detto: guarda, che da quel figlio, dice, conta le stelle del cielo, se sei capace, verrà una discendenza più delle stelle del cielo. Da quel figlio, arrivato miracolosamente, adesso il Signore se lo so come prende. Poi, non solo, i sacrifici umani non si fanno, d'accordo? I sacrifici umani li facevano le divinità cananee. Abramo che cosa dice? Non capisco. Ecco i momenti in cui di questa fede parla anche il grande Davide nel bellissimo Salmo 22: se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male perché tu sei con me, no? Questo, per esempio, è anche un aspetto della fede di Maria al momento dell'Annunciazione, no? Quindi, sì, dico fiat e poi, cioè, come la giustifico questa cosa agli occhi del mondo? Sto dicendo, non pensieri che sono barenati nella testa della Madonna, no? Ma di per sé, come la giustifico? Sta cosa che vado a dire in giro che sono incinta per opera dello Spirito Santo? Ma chi mi crede una cosa del genere, per dire, no? Allora, questa super fede, come dire, che è il compimento, è la corona, è la completezza, è la maturazione, è la perfezione, diciamo così, della fede, è quella che ci mette proprio. Ecco perché la fede è così importante. È la virtù basilare. Senza la fede, si legge nella lettera agli ebrei, non si può essere a lui gradito. È il fondamento di tutto e di tutti. Cioè, quando parliamo della speranza e della carità, la carità sappiamo tutti quanti che è la virtù teologale più grande, è la virtù in assoluto più grande. Lo dice San Paolo egregiamente nel capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi, no? Queste le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità, ma di tutto è più grande la carità, d'accordo? Non ci piove che la carità sia la virtù più grande, ma anche la carità in questa vita, dice, in paradiso no, in paradiso la carità sussiste senza la fede, perché la fede in paradiso non serve, perché Dio lo vedi, e tutte quante le verità di fede ce le hai davanti agli occhi, lì sì che sono diventate, come dire, evidenti anche a quello che tu percepisci, quindi non è come qui, ma qui, se non c'è la fede, sta tranquillo che la carità come virtù teologale non ce la puoi avere, d'accordo? Perché, per esempio, cioè, il contenuto primo della carità, che non è come noi pensiamo l'amore del prossimo, ma è l'amore di Dio, e se tu manco ci credi che Dio esiste, se tu non credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio, non lo amerai come il tuo Dio sommamente amato, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Ecco perché questo è proprio il top. Allora, diciamo, questo è quello che è speriamo, insomma, di aver tratteggiato in maniera comprensibile che cos'è la virtù teologale della fede, quindi quanto è importante, cioè, cosa possiamo fare dinanzi a questo? La fede deve essere continuamente alimentata, continuamente formata, alimentata. Cioè, la fede è simboleggiata, non l'abbiamo ricevuta, l'abbiamo già detto la volta scorsa, nel battesimo. Il battesimo ci infonde gli abiti delle tre virtù teologali che vengono direttamente da Dio, ma anche di tutte quante le virtù cardinali, morali, intellettuali, tutte. Però, sapete quanta gente dice a noi preti, a volte, ma sa padre, vorrei avere anche io una fede come la sua. Dico, guarda che attenzione, che
Il punto di partenza è uguale per tutti, cioè il mio punto di partenza è uguale a quello di qualunque altro battezzato, Non c'è nessuna differenza. Certo che la differenza poi c'è se una persona che è battezzata per tutta la vita, in tutt'altre faccende affaccendate, taglia completamente i ponti con la frequenza dei sacramenti, con la messa, con l'ascolto della parola di Dio, con la formazione della propria fede, cioè quindi la formazione, sì, la formazione, per formazione tu devi conoscere il catechismo. Lo devi conoscere bene. Le persone che un pochino seguono il mio apostolato online sanno, e ha riscosso molto molto successo, che una volta al mese adesso stiamo provando a riprendere il Catechismo di San Pio X. Il Catechismo di San Pio X è molto formativo per quanto mi riguarda, perché? Perché cerca di trasmettere una grande chiarezza e semplicità nel trasmettere le verità di fede, che è importante che noi ce le abbiamo così come ci sono state consegnate e con un tasso di chiarezza e distinzione elevato, e vanno sempre coltivate, esercitate, d'accordo? Altrimenti si perdono. La fede si può perdere, certo che si può perdere, certo che si può perdere. L'abito della virtù, abbiamo visto nella prima puntata, che significa abito, quindi mi raccomando, anche qui teniamoci sempre aggiornati con le puntate precedenti. L'abito, come dire, sostanziale rimane sempre, non si perde mai. Però un abito che tu tieni dentro l'armadio, non te lo metti mai, è come se non ce l'avessi. Allora, cominciamo a vedere i vizi opposti alla fede, così al termine di ogni virtù è sempre bene vedere i vizi formalmente e direttamente opposti. I vizi opposti della fede sono l'incredulità e la bestemmia, secondo San Tommaso d'Aquino. L'incredulità si oppone direttamente alla fede, mentre la bestemmia si oppone alla confessione della fede. E tra le bestemmie, la specie più grave è la cosiddetta bestemmia contro lo Spirito Santo. Allora, l'incredulità è un peccato che ha due specie, o meglio, si potrebbero specificare in tre specie. Quindi c'è tre perché ce n'è una che è una specificazione, ecco, della prima. L'eresia e l'apostasia sono le due grandi specie. C'è chi affianca all'eresia l'errore, ecco, che non è proprio un'eresia, ma sta a un livello, ecco, differente. L'eresia che cos'è? L'eresia è quando si corrompe o si altera un dogma di fede. È un peccato gravissimo. Nella tradizione patristica sappiamo che tutte quante le tipologie di malattie particolari, diciamo così, profonde, che sono quelle oggetto dei miracoli evangelici, sono state da sempre in letteratura interpretate come simbolicamente riferente, sì, quindi allusive a malattie spirituali. Quindi il cieco è la persona, per esempio, che ha perso la fede, quindi che non c'ha la luce della sapienza, il Signore gliela restituisce a tutti noi. L'eresia è stata accostata alla lebbra. La lebbra, nella tradizione spirituale, è stata sempre ritenuta simbolo di due tipi di peccati: o appunto l'eresia, oppure il peccato impuro. Perché dell'eresia? Ecco, perché l'eresia, come dire, stravolge, quindi fa diventare
mostruosa, quindi brutta, una verità di fede, negandola. E attenzione, più che sul contenuto dell'atto, l'accostamento dell'eresia alla fattispecie della lebbra è sulla contagiosità. Sapete che la lebbra è contagiosissima, perché un lebbroso basta che lo tocchi, che la lebbra te la sei già presa. Allora, l'eresia purtroppo è un male contagioso. Se spunta fuori un eretico, perché poi gli eretici sono tutti quanti molto molto persuasivi, si porta dietro mezzo mondo. Gli esempi che si possono fare più eclatanti, più conosciuti anche nel corso della storia sono, per esempio, l'eresia ariana del IV secolo, che si portò dietro una montagna di gente, ma compreso un numero elevatissimo di vescovi. Sant'Atanasio, il grande combattente contro l'eresia ariana, e quindi poi il grande protagonista del concilio di Nicea, era rimasto quasi da solo, una sorta di novello Elia, a combattere contro tutti quanti i nemici della fede, contro una larga parte dell'episcopato che era diventato ariano. Altro esempio macroscopico, successe il finimondo quando ci si trovò dinanzi storicamente a questa eresia, fu il fenomeno della riforma protestante di Lutero, successe il finimondo. Il finimondo, non abbiamo idea, insomma, alcune cose le ricorderemo anche dai libri di storia, quindi l'Europa spaccata in due, le guerre di religione, quindi cioè, successe veramente un cataclisma spaventoso. Quindi l'eresia è un peccato gravissimo, perché tocca i dogmi di fede o negandoli o alterandoli. Quando si nega una verità di fede o la si altera, si commette un peccato gravissimo, più che mortale. D'accordo? Ecco, leggermente diversa dall'eresia è l'errore. L'errore è quando si tocca, come dire, è una sottigliezza, una verità di fede non ancora definita, quindi non ancora, come dire, elevata al grado di dogma, diciamo così, di fede divina e cattolica, no? Ecco, gli esempi, per esempio, di queste cose, tanto per fare un esempio, il tema del, per esempio, celibato dei sacerdoti. Il celibato dei sacerdoti, di per sé, il celibato di un sacerdote, questo è l'argomento che usano gli oppositori, non è un dogma di fede, perché è una legge ecclesiastica. Che significa? Significa che in senso assoluto, se un vescovo ordinasse una persona sposata, quello prete ci diventa. D'accordo? La motivazione è molto semplice. All'ultima cena, dove c'erano soltanto i 12 apostoli, ecco, quando Gesù consacrò i primi vescovi, fu una ordinazione un po' particolare, perché avvenne con le parole "fate questo in memoria di me, sappiamo che c'erano delle persone, Pietro per esempio, se Pietro aveva la suocera, come dicono i Vangeli, è chiaro che c'aveva la moglie. Quindi, certo che poi, seguendo Gesù, l'aveva lasciata, non lasciata nel cerco, quindi non stava più con lei, però era sposato. Se la validità del sacramento dell'ordine dipendesse dal non essere sposato, non poteva ordinarlo prete. Ok? Però, e qui anche se tornato il discorso fatto dai papi, da Paolo VI, da Giovanni Paolo II, eccetera, eccetera, no? Perché sono anni che stanno cercando di abbattere il celibato ecclesiastico a livello anche di pensiero teologico, cioè certe cose, eccetera, eccetera.
Cioè, questa è una cosa che nella Chiesa c'è sempre stata, perché il fondamento ultimo è che il nostro Signore Gesù Cristo era celibe. Questo è. E sì, questi la moglie ce l'avevano, ma la moglie l'hanno lasciata. D'accordo? Quindi, uno che venisse, che andasse a dire a sbandierare che non c'è nessun problema, che i preti possono tranquillamente essere sposati e lo sbandierasse come una cosa acclarata, non si può dire che è formalmente eretico, però sicuramente sta diffondendo un errore, d'accordo? Perché nella mente della Chiesa il celibato è stato sempre concepito come inerente al sacerdozio cattolico. Quindi non è che ce ne possa. E non lo puoi ridurre, sotto questo punto di vista, ad una mera legge ecclesiastica, anche se di fatto il modo con cui funziona è questo. Spero di essere stato chiaro. L'apostasia è l'abbandono integrale della fede. Oggi, oggi siamo in tempi di apostasia pratica ultra diffusa. Cioè, la stragrande maggioranza della gente, compresi i battezzati, vive come o meglio peggio di un pagano. Quindi, se tu gli vai a chiedere qualche cosa, non ti sanno dire neanche mezza parola della loro fede. E attenzione. Molti di questi stanno lontani, quindi vanno a far parte della cosiddetta categoria dei credenti non praticanti, ma molti di loro fanno parte della categoria dei praticanti non credenti. Attenzione però, sono praticanti non credenti, ma che si credono di essere super credenti. E sapeste un parroco come colui che vi sta parlando quante volte si è trovato dinanzi a cose di questo genere? Cioè gente che magari va anche in chiesa la domenica, si fa anche la comunione, ma a livello di vita di fede e ancora di più di vita morale, sta proprio sotto un treno. Cioè, supponiamo una persona, queste cose oggi sono diffuse, che convive, che va a messa e che si fa la comunione, adesso. A prescindere dalla valutazione morale, che cosa c'è nella testa di quella persona? Allora, la verità di fede sul sacramento del matrimonio non c'è, non ha maturato il fatto che il matrimonio è un sacramento e che il nostro Signore non si inventa sacramenti inutili, d'accordo? Per cui, se a due battezzati è richiesto il sacramento del matrimonio, io non posso dire ne faccio a meno. Uno, due, l'altra verità di fede che non ha chiara è che la situazione in cui vive configura uno stato di peccato grave. Terza cosa, se stai in stato di peccato grave, non ti puoi accostare all'Eucaristia perché l'Eucaristia è un sacramento dei vivi, ma questa è un'altra verità di fede. Quarta cosa, se tu non stai in grazia di Dio, ti devi confessare, ma se tu hai scelto di convivere, quindi stai in uno stato di peccato, non puoi essere assolto perché manca il pentimento, che è, altra verità di fede, una delle condizioni necessarie per la confessione, perché Dio perdona qualunque peccato purché si sia pentiti. Ecco, così arriviamo alle ultime due fattispecie di contrarietà alla fede, quindi la bestemmia, che è il contrario del dovere di professare la fede, perché la bestemmia è la menomazione della bontà e dell'onore divini mediante il pensiero e le parole. Attenzione, le bestemmie non sono soltanto quelle, come si dice nel parlare comune, ecco, da scaricatore di porto, quindi le ingiurie volgari, esecrande, orribili comunque, rivolte all'Altissimo. La bestemmia, quando una persona dice: ah, se Dio fosse buono, questa cosa non sarebbe accaduta, questa è una bestemmia più grande di quella da scaricatore di porto. Oppure, perché Dio ha permesso che accadesse questa cosa? Bestemmia più grande di
quello dello scaricatore di porto, d'accordo? Perché si stanno toccando appunto la bontà e l'onore divini mediante la parola che esprime un pensiero. Tu chi sei per metterti a fare il giudice delle opere di Dio? I disegni di Dio vanno adorati, non vanno sottoposti a censura o a critica. Come ti permetti di attribuire a Dio un male quando tutti quanti i mali, verità di fede, dipendono dall'unico male che esiste, vero, che li genera tutti e che è il peccato? Punto interrogativo. La bestemmia contro lo Spirito Santo, la cosiddetta bestemmia contro lo Spirito Santo, che è il peccato che Gesù definisce imperdonabile, ovviamente sapeste qui, quando si toccano questi argomenti, se risente una coscienza scrupolosa è la fine, d'accordo? È la fine. Le persone cominciano a farsi film mentali, ah ma io mi trovo... Allora, cioè, i peccati contro lo Spirito Santo, che poi sono le sei fattispecie conosciute, si trovano anche in giro nei catechismi, quindi disperazione per la salvezza, la presunzione di salvarsi senza merito, l'impugnazione della verità conosciuta, l'impenitenza finale, l'ostinazione nel peccato e l'invidia della grazia altrui, sono queste sei fattispecie. Cosa sono? Sono situazioni che fino a quando perdurano mettono l'anima in uno stato di chiusura radicale dinanzi a Dio e quindi impenetrabile all'azione dello Spirito Santo. È chiaro che se questa situazione dovesse cessare, certo. L'impenitenza finale non cessa, se uno non si pente neanche in punto di morte, il peccato che quello non cessa, no? Però, per esempio, l'impugnazione della verità conosciuta, cioè se io un bel giorno mi alzo la mattina e dico che questa cosa scelgo che non è più vera, allora, da oggi in poi decido che i peccati contro il sesto comandamento non sono più peccati e quindi comincio a fare, come dire, tutto quello che mi pare su questa materia. Allora, se io un bel giorno dico no, che ho fatto? Mi sono impazzito e chiedo perdono, sono andato contro, ero consapevole, lo sapevo bene, l'avevo imparato nel catechismo, quindi, e ci credevo, ne ero convertito, mi sono impazzito, poi mi sono pentito e chiedo perdono, è chiaro che si rientra da questa cosa, no? Quindi, di per sé però... Ci sono alcuni punti di non ritorno, no? Io sono, per esempio, personalmente convintissimo che una delle cose più brutte che so, che è proprio un segno dei tempi orribili che stiamo vivendo, che è la pratica esecrabile del cosiddetto sbattezzo, a mio avviso, questo è uno dei peccati contro lo Spirito Santo in assoluto più gravi, e che anche se di per sé uno si potrebbe pure pentire a un certo punto di una cosa di questo genere, beh, la riparazione e l'espiazione di un peccato di questo genere, lasciamo che sia Dio a determinarlo, insomma, perché una cosa di questo genere è veramente una sfida, o come dire, una provocazione lanciata nei confronti di Dio che somiglia molto, ecco, al gesto luciferino del non serviam, cioè uno che fa una cosa del genere vuol dire: io con te non voglio proprio averci niente a che fare per nessun motivo, né con te né con la Chiesa, ti voglio cancellare dalla mia esistenza. Questo non è un momento in cui uno ha una crisi passeggera, momentanea, quindi è un atto proprio voluto, studiato, realizzato con malizia estrema. Ecco, quindi si arriva veramente ad un limite molto... molto in là, per cui preghiamo nostro Signore che ci scampi e liberi dalle follie di questo genere, perché poi ci si va a come dire, imbarcare in terreni veramente molto, molto scivolosi e insidiosi. Bene, per oggi dobbiamo fermarci, ci vediamo la prossima puntata. Dovremmo più o meno aver terminato con la fede, se mi venisse in mente qualche piccola integrazione da fare.
la faremo all'inizio della puntata prossima. Saluto tutti, come sempre, la mia benedizione e appuntamento per chi lo gradisce alla prossima settimana. Dio vi benedica.